molto partecipata all'iniziativa organizzata da Domenico Geragitano per parlare di legalità con i ragazzi delle scuole di Santa Caterina e di Badolato, ma per presentare il libro Gli amici di Evaristo. Un problema forte questo che ti vede impegnato. Sì, il bullismo è un problema forte, è un problema relativo ai giovani. È quello che stiamo facendo da prima col diario, adesso con Evaristo, che gli amici di Evaristo, che è figlio di questo grande progetto educativo, è quello di coinvolgerli sempre di più verso una vita attiva, verso una vita dove loro riescano a tirar fuori quella che può essere la passione per il valore della vita. Il libro si prefigge di essere letto dai ragazzi, ma soprattutto si prefigge, attraverso il loro impegno, di cambiare il finale di questo libro che non è bellissimo. E quindi oggi cercheremo di parlare di questo, ricordando però quello che è alla base di tutto, cioè il rispetto delle regole e il rispetto della legalità. Avete ricordato anche alcuni magistrati morti per difendere la legalità? Sì, abbiamo ricordato Falcone, Borsellino e anche Padre Pino Puglisi, ma insieme a loro vogliamo parlare di tanti esempi viventi che stanno andando nelle scuole per costruire questo percorso della legalità, come il nostro procuratore di legge Nicola Gratteri, o in ogni caso che anche insieme a noi, o alcune volte hanno partecipato con noi, ad interagire con i giovani. Al libro avete allegato anche un CD molto bello. Infatti, noi cerchiamo di attivare un metodo di comunicazione che sia vicino ai ragazzi. Noi crediamo che la musica sia importante, e la cosa bella, visto che ci ritroviamo al Badolato, che frutto di tutto quel percorso nato col diario ha portato alla crescita di alcuni ragazzi che adesso promuovono la legalità attraverso la musica, Gazio e Barbara, e Simona, che ha scritto insieme a me il libro. Preside dell'Istituto Comprensivo di Badolato con la sezione staccata di Santa Caterina hanno organizzato un importante incontro per la presentazione di un libro, ma per parlare di legalità e di bullismo. Sì, è un incontro che avevamo programmato con l'autore del libro che abbiamo presentato stamattina, Domenico Geragitano, che avevo avuto già modo di ascoltare in altre circostanze ed è sempre presente nella scuola per quanto riguarda, diciamo, la legalità. Quindi è stato un incontro molto importante, anche perché Domenico stesso, con l'esempio, diciamo, ecco, e con il fatto che lui è già operativo, insomma, in questo senso nell'ambito della legalità ormai da moltissimi anni, riesce con esempi molto significativi a entrare proprio nel cuore dei ragazzi, ecco, quindi a sentire veramente queste problematiche della legalità e soprattutto a saperle porgere con molto garbo e molta incisività presso gli adolescenti. Possiamo dire che la scuola, la famiglia, la chiesa possono essere un baluardo per la difesa della legalità? Sì, come appunto nel mio breve intervento dicevo che appunto i riferimenti essenziali per quanto riguarda la legalità devono essere la famiglia, la scuola, e la comunità parrocchiale, le associazioni presenti sul territorio. Ognuno riesce ad avere uno spazio efficace per intervenire sui ragazzi, in particolare la scuola, diciamo che ha attivato moltissimi percorsi progettuali che, oltre alle materie curriculari relative alla legalità, riescono trasversalmente a toccare, diciamo, un pochettino tutte le attività dei ragazzi, ecco, quindi attraverso questi percorsi progettuali di legalità si riesce a realizzare, ecco, delle attività veramente, veramente proficue per i ragazzi. Simona Pilato, tu hai dialogato con i ragazzi sulla valenza di questo libro, Gli amici di Evaristo. Sì, io appunto una volta letto il libro ho messo in evidenza i miei punti di vista, le mie riflessioni, le mie emozioni da poter tramandare a tutti i ragazzi, perché io penso che questo libro sia molto importante per i ragazzi della mia età, perché può essere una guida per aiutarli a seguire la giusta via, perché i ragazzi arrivati al bivio tra indifferenza e legalità dovranno sempre scegliere la legalità, perché quello che oggi i ragazzi non capiscono è che l'indifferenza rappresenta l'illegalità. Barbara Galati, tu insieme ad Agazio avete prodotto questo bellissimo CD che in effetti è allegato al libro. Ecco, le canzoni che cosa vi hanno ispirato?
Allora, noi siamo i collaboratori appunto artistici per la parte musicale e le canzoni, vabbè, abbiamo nel fresco profumo della libertà, che è tratto dalle parole di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e quindi è un messaggio per i giovani, un messaggio di speranza, di credere, no? In quello che si fa e cercare sempre di camminare a testa alta. Quindi non aver paura di niente. E invece le altre canzoni sono comunque altri nostri inediti che spiegano un po' quello che sono le nostre emozioni, le nostre sensazioni, parlano di sogni, di speranza nel futuro, in un mondo migliore. E quindi abbiamo lato A e lato B. Lato A appunto si chiama Nel fresco profumo della libertà, lato B invece è Evaristo, che è la colonna sonora del libro Evaristo. Agazio Martinez, tu hai cantato delle bellissime canzoni, hai saputo coinvolgere i ragazzi che hanno partecipato attivamente. Certo, sì, di questo siamo molto contenti, anche perché noi con la passione musicale che abbiamo cerchiamo appunto di trasmettere le nostre emozioni ai ragazzi e quindi di vederli partecipi in quello che noi realizziamo con l'album, con la musica.